Ciao, sono Marco, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di Parkside e lo facciamo col mio ultimo acquisto, che è questo, come vedete, la mini motosega 20V. Attrezzo che posseggo da un mesetto e vi dico già da subito che è una bomba, funziona benissimo. Attrezzo che però io non uso per il suo scopo, che in realtà è stato inventato per potare le piante, quindi per tagliare i rami. Io invece lo utilizzo per tagliare i bancali. Come vedete nel video, a me arrivano questi grossissimi bancali di serramenti in PVC. Come vedete sono bancali non solo grossi ma anche lunghi, alle volte anche 3-4 metri, e niente, in discarica non me li prendono interi, quindi mi tocca segarli a pezzi prima di portarglieli. Allora, come vedete io ho tutti e due i modelli, 12 e 20 volt. Per 2 anni ho utilizzato il modello da 12 volt, mi sono sempre trovato benissimo. È l'attrezzo che utilizzo di più della Parkside, perché questi bancali mi arrivano praticamente tutte le settimane. E niente, mi sento di consigliarlo per chi avesse soltanto le batterie da 12 volt, però se avete anche una batteria da 4A è meglio, perché con una batteria da 2A non è che ci fate tantissimo. Con questa batteria da 4A fate conto che io ci taglio tranquillamente uno di quei bancali. Fate conto che quei bancali non sono da 2 cm ma sono spessi 3-4 cm. Con la batteria da 4A ci fate anche 30 tagli, quindi riuscite a portare a termine qualsiasi lavoro dovete fare. Cosa invece che hanno risolto con il modello nuovo, perché non è solo più potente, più comodo da utilizzare perché chiaramente si fa meno fatica, ma perché con una batteria da 2A ci fate tantissimo. Fate conto che io taglio due bancali interi sono almeno una 50ina di tagli, quindi ci fate veramente tanto. Se poi avete una batteria da 4A andate avanti tutta la giornata. Niente. Poi hanno risolto il problema più grosso che aveva questo modello, che era il fatto della catena, perché il modello da 12 volt aveva quel piccolo problemino che quando si bloccava la catena quando stavate tagliando un legno grosso, praticamente cosa succedeva? Che la catena si lasciava andare e niente, per rimetterla in sede bisognava usare questa rotellina. Se invece la catena cadeva dalla corona, bisognava smontare tutto il blocco, rimettere la catena in sede e ritirarla. Quindi cosa succedeva? Che si perdeva tanto tempo, era un po' macchinosa la cosa. Invece col modello nuovo hanno risolto il problema con un sistema molla. Basta spingere indietro la lama, rimettere la catena in sede e tirare. Sistema veramente, veramente veloce. Comunque dopo ve lo faccio vedere più da vicino. In questo video cosa faccio? Vi faccio vedere cosa c'è contenuto nella scatola. E niente, poi andremo a vedere in cortile come taglio un bancale. Come tutti gli attrezzi a batteria della Parkside, troveremo la motosega all'interno della valigetta in materiale riciclato. Valigetta comodissima, perché al suo interno, se dobbiamo portarla in giro, possiamo inserire anche, come vedete, il caricabatterie, una batteria di scorta da 2A, la boccettina dell'olio, e invece collegata alla motosega possiamo sia mettere una batteria da 2A come ho fatto io, ma come vedete c'è lo spazio anche per una batteria più grossa di quelle 4A. Allora, visto che nell'altro video della motosega 12 volt non l'ho detto, perché chiaramente non c'è un sistema di lubrificazione per la catena, ve lo dico già da subito: non c'è un sistema di lubrificazione automatico per la catena. Per lubrificare la catena, prima di accenderla bisogna prendere la boccettina dell'olio e mettere un po' d'olio sopra la catena. Secondo me questo è il sistema migliore, perché se no, inserendo un sistema automatico, andremo a snaturalizzare l'intera motosega, perché questo chiaramente è un potatore, non serve un sistema di lubrificazione, e quindi andremo ad appesantirla e a ingigantirla. Quindi il sistema secondo me è giustissimo. Ora voglio farvi vedere come hanno migliorato il sistema per tirare la catena in confronto al sistema che c'era prima su quella 12 volt. Come vedete il sistema è a molla, un sistema semplicissimo ma comodo, perché se la catena è molle, come vedete, basta svitare, come vedete la catena è già tirata, basta riavvitare e siamo pronti per farla partire. Sistema di sicurezza, premere il pulsante e andrà in sblocco la catena. Sì.
Siamo giunti anche quest'oggi al termine del video, spero che vi sia piaciuto, che l'avete trovato interessante. Se è stato così, lasciatemi un like. Questo è il prossimo video per quanto riguarda il mondo della Parkside, è la sega circolare ad affondamento, però è a batteria, non col cavo. Io l'ho già utilizzato una volta, mi sono trovato bene. Se siete interessati a vedere questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi auguro una buona domenica, ci vediamo nel mio prossimo video.